Bentornati sul mio canale. Questo è l'ultimo acquisto fatto dalla Filofax UK perché con il cambio sterlina ho visto che mi conveniva, anche se ci sono stati 10 euro di spedizione. L'ho ordinato ieri e è arrivato questa mattina, adesso è arrivato proprio ora. E ho preso, come vedete, una Filofax Malden nel colore azzurro. È una personal, questa mi servirà per sostituire la Fisbury rossa A5 che ho utilizzato dal gennaio del 2016. È troppo rigida per me la Fisbury, grande perché chiaramente è una A5 e quindi volevo riorganizzarmi utilizzando una personal. Allora, conoscete tutti la Malden, quindi non sto qui a descrivervela. L'unica cosa che vi posso dire è che cioè, ho deciso per questo modello perché è un'agenda molto flessibile, cioè molto morbida, di pelle di bufalo, morbida, ecco, non leggera. Mi piace il colore, quindi ho deciso per questa. E gli inserti, allora, questi sono quelli classici in dotazione, ma io ne ho approfittato di questo dell'ordine per aggiungere qualche altro refill perché, appunto, come dicevo, costano un po' di meno. Che cosa ho preso? Ho preso 100 fogli a righe bianchi, ho preso l'agenda del 2017, una pagina. Il diario su una pagina, anche se in dotazione c'è in questa la settimana su due pagine, ma questo diario lo sposterò nell'agenda personale. Questa è un'agenda di lavoro. Il mese, cioè un mese su una pagina, l'ho preso del 2016 perché così ci sono ancora 4 mesi, lo utilizzerò da adesso fino al 31 dicembre. E del 2016 e del 2017 la mappa del mondo, World Map, e ho voluto provare come si chiama, i fogli a righe color lavanda, che non sono proprio del colore che si vede sulla, sono molto più delicati, un ciclamino molto chiaro. E il calendario annuale del 2017. Bene, al prossimo video con il setup definitivo dell'agenda. Ciao a tutte, a presto!